parola all'ultimo progetto che viene presentato in questa mattinata e quindi a Fabrizio Sorse e Alessandra Galmonte. Grazie mille per la parola, buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto per l'organizzazione di questo evento. Condivido immediatamente lo schermo e vi chiedo una rapida conferma del fatto che lo vediate. Ok, vedo annuire. Io sono Fabrizio Sors, attualmente ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste, e vi presento le attività svolte nell'ambito di questo secondo dei miei due assegni, entrambi finanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, svolto sotto la supervisione della professoressa Alessandra Galmonte, che afferisce invece al Dipartimento di Medicina, quindi formalmente anch'io in quel periodo dell'assegno afferivo all'altro Dipartimento. Spendo solamente due parole per illustrare il titolo e spiegare il titolo dell'assegno e quindi anche della presentazione, che ad una lettura magari disattenta può essere fuorviante. Nello specifico, il termine finalizzate si riferisce ad analisi e selezione, quindi la finalizzazione deriva dall'analisi e dalla selezione, e non che le illusioni sensoriali sono finalizzate alla valorizzazione della tradizione di ricerca. Ed invece l'ultima riga, diciamo, della regione Friuli-Venezia Giulia si riferisce alla tradizione di ricerca, quindi non alla percezione della regione Friuli-Venezia Giulia. Ecco, per rendere le cose chiare fin dall'inizio. Molto più semplice è il sommario di questa mia breve presentazione, che si divide sostanzialmente in due parti. Nella prima parte, appunto, condividerò le attività progettuali che è stato possibile condurre prima dell'avvento del Covid, e di quelle, diciamo, che abbiamo ribattezzato sostitutive a seguito del lockdown, come anche chi mi ha preceduto ha avuto delle difficoltà a portare avanti il progetto per occasioni spiacevoli come il Covid, oppure per occasioni molto più piacevoli come chi ha ottenuto un posto da ricercatore. La seconda parte sostanzialmente consisterà nel condividere alcune delle illusioni che sono state osservate e catalogate, diciamo, nell'ambito dello svolgimento dei lavori previsti dal progetto stesso. Questo è, diciamo, il timeline ideale, la sequenza di step e di passi ideali che costituiva inizialmente il progetto. Come qualsiasi progetto di ricerca, prevedeva un inizio basato sull'analisi della letteratura scientifica di riferimento, e quindi in questo caso una ricerca di tutte le illusioni percettive e sensoriali proposte, elaborate, descritte, spiegate in ambito regionale da autori e da ricercatori regionali per classificarle in base inizialmente a dei criteri esclusivamente tecnico-scientifici. Sulla base di questa prima classificazione si prevedeva di mettere in piedi uno studio sperimentale vero e proprio preceduto da uno studio pilota. Fra un attimo entrerò nel dettaglio di queste due procedure. Vi anticipo, l'obiettivo era quello di includere la categoria della piacevolezza percepita e quindi riorganizzare la classificazione originaria delle illusioni, quindi aggiungere ai criteri tecnico-scientifici anche quello della gradevolezza e piacevolezza percepita, in quanto l'obiettivo ultimo era quello appunto di realizzare un qualcosa di espositivo e quindi in qualche modo individuare le illusioni anche più accattivanti da un punto di vista del pubblico, che poteva concretizzarsi in delle mostre temporanee oppure idealmente in un museo permanente.
Come detto, l'avvento del Covid e del lockdown ha necessariamente, per le modalità che vi spiegherò a breve, interrotto lo svolgimento del progetto così come pianificato inizialmente, ma come vedremo abbiamo portato avanti altre attività affini a questo ambito. Ripartendo dall'inizio, la prima fase, o meglio le prime due fasi, sono consistite appunto nell'analisi della letteratura scientifica e in una prima classificazione delle illusioni. Come riferimento abbiamo preso questo testo che vedete qui riprodotto, che raggruppa tutti i tipi di illusioni proposte in determinate categorie sulla base del, diciamo, principio di funzionamento delle illusioni stesse. Sostanzialmente, da un punto di vista pratico e procedurale, quello che abbiamo fatto è stato individuare, come detto, le illusioni proposte in ambito regionale e inserirle in questi cassetti che sono unanimemente riconosciuti come categorie che possono descrivere e raggruppare le illusioni percettive. Come attività tangenziale, diciamo, rispetto a quelle progettuali inizialmente previste e programmate, questa prima fase del progetto si è tradotta anche in un contributo a questo evento che vedete qui, diciamo, riprodotto mediante i materiali pubblicitari, nell'ambito del primo Festival della Psicologia del Friuli Venezia Giulia, anno 2019, e poi a seguire in forma digitale. Qua si poteva ancora frequentare liberamente i teatri, e a Gradisca di Sonzo è stato organizzato questo incontro su due più una figure di spicco di questa tradizione di ricerca, ossia Gaetano Canizza, Paolo Bozzi e Alberto Argentone. Qua i nomi mio e della professoressa Galmonte non figurano espressamente, ma come detto abbiamo supportato l'organizzazione dell'evento a supporto del coordinamento del professor Tiziano Agostini. Tornando alle attività progettuali propriamente dette e previste, arriviamo alla parte che sarebbe dovuta essere il cuore del progetto, ossia agli studi sperimentali, o meglio lo studio pilota funzionale alla realizzazione dello studio sperimentale. Come anticipato, l'obiettivo era quello di valutare e di far valutare la gradevolezza percepita delle illusioni individuate, al fine di integrare tale parametro nella classificazione originaria basata esclusivamente sui principi tecnico-scientifici. I metodi utilizzati a questo scopo consistevano nell'incrocio tra dati provenienti da misure esplicite, questionari, domande, quanto piacevole, gradevole, ma anche sorprendente ritieni questa illusione, con i dati provenienti da misure impliciti, ossia l'analisi del comportamento non verbale. Perché sappiamo che di norma nelle situazioni sperimentali non sempre si è portati ad esprimere ciò che veramente si pensa per vari bias cognitivi che caratterizzano l'essere umano, e quindi esistono delle tecniche che dovrebbero cogliere più in maniera più pura le reazioni di una persona di fronte a un qualcosa che gli viene presentato soprattutto una prima volta. C'è il logo dell'ente ospitante, come tutti gli assegni prevedeva lo svolgimento di parte dell'attività presso un ente esterno, in questo caso Neurocom Science, che è appunto un'azienda che si occupa ed è specializzata nell'analisi del comportamento non verbale. Lo studio pilota è servito a determinare la miglior combinazione di misure esplicite e misure implicite da utilizzare per in qualche modo avere una misura quanto più possibile pura della gradevolezza percepita delle illusioni. Si è avviato lo studio sperimentale sulla scorta di ciò che è stato individuato e definito durante lo studio pilota. Lo studio sperimentale prevedeva il reclutamento di un gran numero
di partecipanti in qualche modo rappresentativi della popolazione regionale e quindi non studenti di psicologia che rappresentano la stragrande maggioranza dei partecipanti per gli esperimenti di psicologia, in questo caso erano particolarmente poco adatti perché di base, se non tutte, però alcune illusioni già le conoscevano e se non altro anche i principi base di funzionamento delle stesse, quindi non era realistico reclutare questi partecipanti. Come detto, tuttavia, poco dopo la partenza dello studio si è dovuto necessariamente interromperlo e non si prestava ad essere condotto online uno studio di questo tipo. Quindi, come detto, abbiamo messo in atto delle attività che abbiamo, come detto, ribattezzato sostitutive per, in qualche modo, a questo punto, dar continuità e contribuire noi stessi a questa tradizione, a questo filone di ricerca sulle illusioni percettive nella regione Friuli Venezia Giulia. Il lavoro fatto nei mesi conclusivi dell'assegno ha costituito una buona base per la successiva pubblicazione di questi due articoli di cui vedete qui diciamo il titolo e l'intestazione. Questo per quanto riguarda le attività progettuali. La seconda parte, come anticipato, vi presento alcune delle illusioni, diciamo le più forse forti, le più piacevoli e le più note, al fine di farvi toccare con mano o vedere con l'occhio a voi stessi di cosa si tratta. L'importanza di studiare le illusioni non è tanto nella sola piacevolezza, ma anche nel perché ci dicono qualcosa di come funziona il nostro sistema percettivo e cognitivo. A questo proposito vi chiedo, se qualcuno vuole anche interagire direttamente, ma se non altro di provare a partecipare interagendo e rispondendo magari di per sé ai quesiti che vi pongo, di descrivere cosa vedete in questa immagine. Non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, ma se per ragioni di tempo vogliamo procedere, dovreste aver in qualche modo ritrovarvi in ciò che è riportato qui. Dal punto di vista fisico, lo stimolo, questo qua, è un insieme di figure geometriche, cerchi incompleti, Pac-Man, come vogliamo chiamarli, e linee spezzate, tende però riducendo alla base linee spezzate, ciascuna con una sua precisa posizione. Dal punto di vista percettivo, la descrizione è simile a quella fisica. Per adesso la distinzione tra descrizione fisica e percettiva può non sembrare tanto chiara e importante, cosa che dovrebbe emergere in modo chiaro con quest'altra, diciamo, riorganizzazione degli stessi elementi che c'erano nella slide precedente. Qui dovrebbe essere abbastanza immediato il fatto che tutti percepiamo un triangolo bianco sovrapposto a tre cerchi che li copre parzialmente, nonché ad un altro triangolo con i bordi neri. Questa è sicuramente l'illusione più nota dell'iniziatore della tradizione di ricerca, soprattutto triestina, ma anche regionale, Gaetano Canizza, già menzionato in precedenza, che oltre ad essere un brillante ricercatore, è stato anche un brillante artista, le cui opere si basavano sulle stesse conoscenze e principi utilizzate e scoperte nell'ambito delle sue ricerche. Riassumendo, dal punto di vista fisico, questo nuovo stimolo è descritto in modo esattamente identico a quello precedente, ossia non sono cambiati gli elementi che lo costituiscono, è cambiata la loro disposizione, che combinata con la nostra esperienza precedente di ogni giorno, fa sì che si veda, si percepisca un triangolo, come detto, sovrapposto a dei cerchi e ad un altro triangolo. Ma fisicamente, pur essendo inevitabile questa percezione, non esistono né triangoli né cerchi come figure geometriche come le conosciamo per intero.
Come altra illusione vi chiedo di fissare il puntino al centro di questa immagine, che presumo la maggior parte di noi appare come un qualcosa di familiare, se non altro nella forma, ma come un qualcosa di strano nei colori. Questa altra illusione era già nota in letteratura, quindi non è il principio base che è stato scoperto e portato avanti dai ricercatori regionali, ma è una sua evoluzione che vedremo fra un momento nel prosieguo. Se adesso avete fissato per un po' di tempo il puntino nero all'interno e al centro di questa figura, in assenza di stimolazione, quindi su sfondo bianco, dovreste riconoscere la bandiera del Regno Unito, non più solo nella forma e nella disposizione degli elementi che lo compongono, ma anche nei colori, quindi nel negativo dell'immagine precedente. A questo fenomeno viene dato, è universalmente riconosciuto con il nome di immagini consecutive, ed è basato anche questo sul funzionamento dei nostri, in questo caso, recettori visivi. Nel frattempo vi chiedo di fissare in questo caso nuovamente il centro dello schermo caratterizzato da una croce tra due quadrati di colore rosso. Chiaramente qua non abbiamo il tempo e non è neanche la situazione sperimentale ideale per vedere il manifestarsi dell'illusione in tutta la sua potenza ed efficacia. Ma se siete stati abbastanza bravi e fermi e stabili ad aver guardato il punto di fissazione, in questa slide successiva dovreste vedere un'evoluzione dell'effetto precedente, che consiste nella dissoluzione più rapida e quasi immediata del quadrato e dell'immagine consecutiva del quadrato di sinistra, invece una persistenza più prolungata all'interno del perimetro designato appositamente per il quadrato di destra. Ulteriore evoluzione, quindi vi chiedo nuovamente di fissare la croce, il punto di fissazione al centro dello schermo, mantenendo i quadrati rossi ai margini del vostro focus visivo e attentivo. Ripeto, sarebbe necessario fissarlo per più tempo per avere l'effetto più efficace. Se modifico il perimetro rispetto a quello precedente, che era continuo, in uno tratteggiato, il fenomeno che dovreste osservare, al pari dello svanimento più immediato del quadrato di sinistra, qui dovreste osservare un debordare del quadrato di destra, del fantasma del quadrato di destra, dalle aperture del perimetro qui che è tratteggiato. Ultima variazione prima di passare ad un'altra illusione, parte sempre dallo stesso stimolo di partenza, quindi lo lasciamo veramente per qualche secondo. Distribuendo la stessa quantità di margine che prima era tratteggiato tutto intorno al perimetro e concentrandolo solo nei quattro angoli del perimetro stesso, il comportamento dell'immagine consecutiva dovrebbe essere coerente con le aperture che sono disponibili in questa organizzazione visiva. Per spiegare, e qua arriviamo al secondo rappresentante della tradizione regionale, per spiegare questi fenomeni e questo manifestarsi particolare delle immagini consecutive, Paolo Bozzi ha proposto il cosiddetto modello idraulico, appunto, delle immagini consecutive. Paolo Bozzi, che a differenza, diciamo, di Canizza, il quale era principalmente un artista visivo, al di fuori della sua attività di ricerca scientifica, era principalmente un artista musicale, un musicista, tant'è che ha poi proposto anche delle illusioni di tipo acustico. Ci spostiamo alla penultima delle illusioni che ho scelto e ho pensato di portarvi,
qui non c'entra il colore, ma ho mantenuto lo stesso colore di riferimento dello stimolo di partenza rispetto a quello utilizzato in precedenza. Questo è un esagono, no, non è un'illusione di per sé. L'illusione appare in modo abbastanza marcato e dovreste essere in grado di testimoniarla se nascondo gli spigoli dell'esagono con dei triangoli posizionati in un modo appositamente studiato. Dovreste vedere un esagono spezzato con i margini, gli spigoli che non corrispondono a quelli successivi. In realtà, se io sovrappongo l'esagono di partenza, abbiamo la conferma che sotto ai triangoli c'è l'esagono puro. Disponendo in un altro modo i triangoli che occludono l'esagono, si riesce quasi a dare ancora un'altra forma all'esagono che assomiglia, volendo esagerare, quasi ad un triangolo di per sé. Ancora una volta la conferma deriva dalla sovrapposizione dell'esagono di base con quello dei nascosto dai triangoli. Questa illusione prende il nome dal ricercatore che l'ha per la prima volta osservata, il professor Walter Gerbino, che è stato il mio co-supervisore di tesi di dottorato e che ha, diciamo, raccolto l'eredità e continuato questa tradizione di ricerca in ambito regionale presso soprattutto l'Università di Trieste. Come ultimo gruppo di illusioni, partiamo di nuovo, come dalla seconda, da un effetto noto in letteratura che deriva dal fatto che il quadratino grigio più piccolo di sinistra all'interno di un riquadro più scuro viene percepito come più chiaro del quadratino grigio più piccolo inserito in un riquadro più chiaro. In realtà, collegando i due grigi, si nota che la tonalità è la stessa identica, e a questo fenomeno, a questa illusione, viene dato il nome di simultaneous lightness contrast. Come detto, questo è un fenomeno noto, che permane anche se inserito in un'altra illusione, cioè il cubo di Necker, con cui dovremmo essere tutti abbastanza familiari, che è un cubo percettivamente tridimensionale che può avere due orientamenti, diciamo verso il basso a sinistra o l'alto a destra in funzione di come la nostra attenzione si configura. L'effetto del contrasto di luminanza permane anche se vi pongo degli occlusori sugli angoli e sugli spigoli del cubo stesso. Quindi i tratteggi su sfondo più chiaro vengono percepiti come più scuri rispetto ai tratteggi su sfondo più scuro che vengono percepiti come più chiari. I tratteggi, il grigio dei tratteggi è sempre costante. Il contributo innovativo dei ricercatori regionali deriva dalla sostituzione dei cerchi sugli spigoli con, diciamo, degli spigoli veri e propri, che danno l'idea che i tratteggi appartengano al cubo, e quindi il fatto di appartenere al cubo fa diventare, come termine tecnico, inducenti gli spigoli e non più il fondo. Questo si traduce nel fatto che non è più il fondo, lo sfondo a determinare la percezione di chiarezza o meno dei tratteggi, ma gli spigoli. E quindi, nonostante lo sfondo sia più scuro, i tratteggi vengono percepiti come più scuri perché appartenenti agli spigoli bianchi, a differenza di ciò che accade sullo sfondo più chiaro, dove i tratteggi vengono percepiti come più chiari e non più scuri perché appartengono al quadrato costituito da spigoli più scuri. Il contributo, diciamo che il principio è sempre quello che il grigio è sempre lo stesso, a questo fenomeno è stato dato il nome di reverse contrast, proprio per sottolineare il fatto che si ribalta un fenomeno ampiamente documentato in letteratura, e a individuarlo, teorizzarlo e descriverlo sono stati il professor Agostini e la professoressa Galmonte,
appunto la seconda mia supervisor di assegni di ricerca, il primo ex supervisore del mio dottorato. Io avrei concluso, e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie per la presentazione, per averci mostrato queste illusioni come che costituiscono l'oggetto del vostro progetto di ricerca, e lascio la parola alla professoressa Galmonte se vuole intervenire come discussant. Ok, ci sono. Grazie a tutti intanto, sempre appunto per l'iniziativa e per l'interesse manifestato. Siccome ci stiamo pericolosamente avvicinando verso l'ora di pranzo, sarò estremamente sintetica, anche perché appunto Fabrizio è stato comunque, direi, sufficientemente esaustivo. Vorrei semplicemente stimolare Fabrizio, se ha voglia, a parte la risposta ovvia di alla domanda che cosa farei dopo, no? Ovviamente completare quello che ahimè non è stato fatto causa Covid, se hai spunti futuri e sviluppi futuri. Sì, innanzitutto grazie per la domanda. Un primo spunto deriva sicuramente dalla presentazione che ci ha preceduto, e quindi l'eventuale trasformazione di quella che era l'idea iniziale di un museo o di un'esposizione fisica in un'esposizione che può essere digitale, e poi che si concretizzi nella forma fisica, reale o digitale, magari il progetto potrebbe continuare, magari unendolo con ciò di cui vi parlerà il dottor De Tommaso domani, ossia con una valutazione della soddisfazione, sia una mostra temporanea o un museo permanente, della soddisfazione e della piacevolezza delle illusioni man mano che questa mostra ha luogo, con l'obiettivo eventualmente di rimpiazzare delle illusioni che non si dimostrano effettivamente apprezzate come magari poteva essere visto dallo studio sperimentale. Quindi non un'esposizione statica e fine a se stessa e decisa che rimanga tale per come viene proposta inizialmente, ma che eventualmente possa essere aggiornata per renderla sempre più accattivante e attrattiva per quanta più possibile popolazione regionale o anche extraregionale possibile. Anche perché banalmente un procedimento di questo tipo applicato in maniera sistematica e successiva può permettere veramente alla mostra di attirare anche persone che ci sono già state, perché nel momento in cui uno sa che ci sono delle modifiche, quindi cose nuove da vedere, magari no, a maggior ragione se la prima esperienza è già stata positiva, il sapere, no, che il tornare implica nuovi stimoli e nuove cose da imparare potrebbe essere ulteriormente un interesse, no? Grazie. Allora, grazie a entrambe per la presentazione e la conversazione, la discussione che c'è stata successivamente. Rilevo soltanto io una cosa, cioè che ritorna un tema che era già proprio della conversazione precedente e anche della prima delle relazioni, cioè questo rapporto fra ricerca e, per usare le parole della professoressa Micheli, la terza missione, cioè come si trasmettono i risultati della ricerca, come la ricerca può aiutare a trasmettere delle conoscenze, anche se non sono direttamente i risultati della ricerca stessa, per intenderci. Però qui mi fermo perché ci sono c'è una mano alzata della professoressa Micheli e ce n'era una seconda da una persona fra gli spettatori che non ho fatto in tempo a guardare chi fosse, che adesso la mano è abbassata, ma se vuole fare una domanda la invito a rialzare la mano o a scrivere in chat. Intanto lascio la parola alla professoressa Micheli. Sì, grazie, mi sembra di essere un po' come il prezzemolo a me stamattina, perché
Faccio mille domande. Però intanto una curiosità, ovvero appunto tutto quello che noi abbiamo visto, che lei ha presentato, riguarda appunto le illusioni visive. Immagino che ci siano dei paralleli anche su tutte le altre, insomma, percezioni sensoriali, quindi illusioni olfattive, illusioni tattili, eccetera. Quindi è chiaro che magari le illusioni visive possono anche essere viste, no, tramite una mostra così virtuale, forse meno quelle olfattive o quelle tattili. Ciò detto, invece una curiosità di ricerca mia, e che forse, non lo so se è mai stata un po' così considerata per quello che può portare, è che vedo che più o meno tutte queste illusioni sono basate su figure geometriche. Dunque, la mia domanda, io lavoro con lingue in via di estinzione dell'Africa, quindi con popolazioni non scolarizzate e che non hanno ovviamente avuto, come dire, questa plasmazione, ecco, diciamo così, della razionalità di tipo così occidentale, quindi non hanno questa familiarità con quella che è la geometria in quanto tale, no? Mi chiedo se queste illusioni funzionano con persone che non sono appartenenti alla nostra cultura, quindi che non hanno una formazione geometrica di questo tipo. Ok, la ringrazio per la domanda, diciamo, interessante e anche provocatoria. Allora, alla sua domanda, almeno per il momento, non so risponderle. Però posso risponderle che diciamo che le illusioni di base vengono studiate in forme geometriche perché sono più facili da manipolare. Esistono poi delle illusioni che non si basano su distribuzioni e forme geometriche. Oppure gli stessi principi che caratterizzano quelle che vengono descritte inizialmente con forme geometriche possono venire applicati anche a forme non geometriche. Quindi diciamo che la scelta che ho fatto è necessariamente limitata e il criterio era quello di individuare nella sua purezza, nella loro purezza, queste illusioni e selezionare la, tra virgolette, diciamo, la linea che è arrivata a me per gli studiosi che si sono susseguiti nel tempo. Però diciamo che, ad esempio, le immagini consecutive non necessariamente devono generarsi da figure geometriche, quindi anche delle forme irregolari possono allo stesso modo generare un'immagine consecutiva, perché lì non è la forma in sé che determina il fenomeno, ma è il funzionamento del nostro sistema visivo che determina il manifestarsi dell'illusione stessa. Sì, se posso aggiungere qualcosa, nemmeno io sono a conoscenza di studi specifici a riguardo. Però più in generale sono veramente poche le illusioni, a parte che appunto esistono molte illusioni che non sono necessariamente appunto legate alla forma geometrica, però anche quelle legate alla forma geometrica sono veramente pochissime le illusioni che risentono di un background esperienziale. Il sistema visivo si è evoluto come si è evoluto nel corso delle generazioni dell'essere umano per essere utile alla nostra vita di ogni giorno, e la vita di ogni giorno, non, per quanto sia diversa la vita di una persona appunto che vive nel mondo occidentale rispetto a, per esempio, appunto una persona che vive in contesti diversi, alla fin fine il tempo non è stato sufficiente per cambiare la genetica, per cui la nostra genetica rimane la stessa, per cui alla fin fine potrà magari risultare a una persona che, non so, appunto, che non ha esperienza con le figure geometriche, non sorprendente, no? Come un'illusione, quello che noi restiamo a bocca aperta e diciamo: oh, ma guarda che roba, le righe si sono storte, no? La forma è cambiata, ok, ma vedrà la stessa cosa, semplicemente non gli darà la stessa interpretazione, magari, no? Okay.